non c'è il sportivo. La partita tra la Pasquadra rappresentata quest'oggi da elementi dei Tronzi e altri giocatori come Genovese e la squadra dei Club Loco, comunque vada fino a 3-0 a tavolino per i Club Loco, ma la Pasquadra è in vantaggio 1-0, gol del quinquadrato Correale numero 2, gran gol in spaccata. Cioè, qui la Veronica si intestardisce un po' troppo, difensore. Qui ancora Gargiulo, ricordiamo la terza partita consecutiva di Gargiulo, gioca a Porto. Non è ancora vinta una? Non è ancora vinta una, due. Ma ha giocato delle ottime partite, due migliori in campo per Gargiulo, uno da portiere e uno da difensore. Attaccante. Da attaccante, scusate. Il suo grande ruolo, doppietta per lui, ricordiamo. Ancora la palla per Variale. Dici due parole su questo giocatore che sembra, se non è il migliore del torneo. Ricordo, no, seguono solo a me, cioè, a parte scherzi, è un ottimo giocatore, se dire che esce ancora un po' fisicamente per dar fastidio ai difensori. Però diciamo, secondo me Variale si divora Gargiulo. Questo è una sfida forse, però è così. Ah, poi mi divoro tutti e due. Qui ancora il Club Loco Russo. Incontrato il suo tiro da Genovese. Stai parlando? E di là! Parlando. Dani! Andiamo, Marco De Vincenzi. Dani, aspetta, guarda Dani, Dani! La pancia di Dani. Dani! Dani, Dani! Marco Brilli. Oggi ho fatto un mese col mio cane. Ti amo, Kino. Un mese col suo cane, ragazzi. Giuro. Una cosa interessantissima. Gargiulo esce ancora! E forse... Ma Gargiulo sarà il migliore del torneo, no? La sua duttilità tattica, il suo dinamismo. Attenzione, bomba, quindi... bomba. Marco Breglio di punta esterna. Dani, me lo fai live un è di là, bello, bello, bro. Ci ricordo. È bello. Te me lo da un sacco. Fischio io. Un passo indietro. 15 minuti. Genovese. Questo ragazzo è grandissimo, vero, grandissimo. Ancora Variale. Genovese. Palla riconquistata, poi persa di nuovo, dai, dici un po', due parole. Parliamo con questo ragazzo. Non sta facendo un cazzo, cosa vorresti fare? Io non sto facendo un cazzo. Qual è la tua aspirazione per questo torneo? Sera vinta la schizzichea al 9:30. Schizzichea? Cioè, ma quanti anni hai? Io non lo so, sempre 10. Non importa quanti anni ho. Non è importante. 12 anni. Golla! La traversa di Russo! La traversa! L'ha toccato, ma solo essere. Incredibile! Gargiulo continua a non subire gol! Che giocatore! Guardatelo! Ancora Russo! Russo, fallo! Fallo! Mollilo, mollilo! Ragazzi, ragazzi, calma, dai, su, avanti! Vuoi chiudere? Mi sto divertendo! Ma come si fa? Attenzione! Dai, ma non stai... Ah boh, dai, diciamo 20 minuti di video sulla faccia di Corrado. Solo la parte, no, fai tutta punizione. Possiamo chiudere questo collegamento dopo la punizione. Come va? Pure se andiamo, come andrà questa punizione? Palo, io se palo sto morendo. Gollo, palo, rete. Questo è fuorissimo. No, vabbè, barriera. Tu lo dici? Vai. Ah, Gianmaria Russo col destro! Barriera, incredibile. Chiudi. Attenzione. Facciamo uscire il pallone. Ancora il gol! No! Gargiulo! E chiudiamo qui il collegamento. Siamo qui col migliore in campo Russo della partita tra il Club Loco e la Pasquadra. La Pasquadra, ricordiamo, non si è presentata, quindi comunque la partita l'ha vinta a tavolino, ma è finita. Luta, Pasquale Canto. Ecco. Una grande luta. Lo ricordiamo. Finita comunque 7-2, autore di 4 gol Russo. Parlaci un po' di questo match. Beh, diciamo oggi ci siamo se c'è qualcosa divertiti. Da dire sì, oggi siamo divertiti questa partita, questa vittoria, anche se diciamo abbastanza inutile, va regalata comunque a Celentano e Palmese, oggi non sono qui e noi facciamo tanti auguri a Palmese che oggi è il suo compleanno comunque, tanti auguri. 16 anni fa, sì, 16. Vabbè, niente, siamo qui, giornata insegnare dello sport, dai. Il compleanno sì, anche del vicepresidente Michael, una decina di pali poteva finire pure. Tanto a poco. Sì, tanto a poco. Vabbè, siamo tutti soddisfatti. Meglio così. E invece per il torneo cosa credete? Cosa volete aspirare? Insomma, no, la cosa brutta è che la prossima partita riposiamo, quindi le altre squadre possono sia distaccarci che superarci. Però vedremo tutti alla fine nei playoff. Va bene, complimenti ragazzi. Bocca al lupo.